Oggi è domenica 28 novembre 2021. Spero che tu abbia un fine settimana interessante e che tu faccia le cose che ti piacciono. Quali sono i tuoi segni oggi? Di seguito le previsioni di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Felici e contenti finché c'è confusione, ma poi. Stare in mezzo alla gente con le precauzioni del caso, vedere o fare qualcosa di nuovo e diverso. Lasciandovi contagiare dall'allegria delle prime luminarie, oggi è un'ottima mossa, soprattutto perché a favore avete ben quattro pianeti sostenitori, Sole, Mercurio, Giove e Saturno. Evidente, avete bisogno degli altri, purché si tratti di persone che vibrano sulla stessa lunghezza d'onda. In questo clima di instabilità generale il colpo di scena è sempre in agguato, il giorno prima siete pappa e ciccia e un attimo dopo vi voltate le spalle. A rendervi ipersensibili e anche piuttosto vulnerabili, la luna malmostosa in dodicesima casa, dove appare sterile, immune a desideri ed emozioni. Invece è solo ibernata e non appena si sgelerà restituirà tutto com'era. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Giorno davvero speciale per l'amore, i pianeti porteranno in trionfo il vostro cuore. Cercate però di non dispiacere i vostri parenti che guardano ai vostri atteggiamenti in modo piuttosto critico. Apritevi agli altri, mettetevi in discussione e affrontate un cambiamento radicale che si impone nella vostra vita. Non siate pigri e datevi da fare. In amore vi sentirete come isolati e non capiti. La luna è come se si offuscasse per voi e nessuno coglie le vostre esigenze. Portate pazienza e cercate di non chiudervi in voi stessi. Per alcuni il giorno è particolarmente fortunato, ci saranno vincite inaspettate anche di una certa consistenza. Vale la pena di tentare con moderazione. È tempo di tirare le somme su una questione che vi stava a cuore anche se negli ultimi tempi avete abbandonato l'idea di risolverla. Ottimi i rapporti con familiari e amici fidati. Istanti di gioia in amore saranno controbilanciati da momenti di incomprensione. Siate pazienti e comprensivi con il partner. Spingete pure sull'acceleratore e rendetevi al più presto quanto più indipendenti riuscite. I tempi sono maturi per una vostra risurrezione. In tutti i sensi. Buone cose. Sfrutta il tuo intuito nelle questioni finanziarie. Giorno favorevole per incontrare vecchi amici o farne dei nuovi. Oggi è davvero un giorno speciale per alcuni di voi, i nati di martedì, giovedì e domenica avranno grandi novità e tutte positive. Cercate di fare qualche sforzo in più per riconciliarvi con il vostro partner, soprattutto se le ultime tensioni hanno lasciato un forte nervosismo in entrambi. Se avete fatto strage di cuori ultimamente, è venuto il giorno della resa dei conti. Sicuramente preferireste divertirvi con i vostri amici o anche da soli, ma ci sono degli incarichi che vi attendono già da un po' e non avete più tempo per rimandarli. Nell'ambiente di lavoro non potete nemicarvi nessuno, specie se siete arrivati da poco, quindi se c'è qualcosa che vi disturba, tenetelo per voi al momento. Fase astrale indicata da questa giornata di fine novembre positiva, ma anche piuttosto impegnativa per alcuni versi, ma voi riuscite. Come al solito a tenere botta e a tenere testa a ogni difficoltà. In amore durante la giornata di oggi potrete finalmente ritrovare un po' di serenità. Per quanto riguarda il lavoro, se avete avuto dei problemi, dovrete risolverli con calma e sangue freddo. Ne siete capaci. In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po' difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali. Lavorate in modo continuativo sulle vostre aspettative, che forse sono ancora troppo basse per le vostre potenzialità.
state crescendo molto negli ultimi tempi, specie per quel che riguarda la comunicazione con il prossimo. Potreste sfruttare questa qualità in ogni ambito della nostra vita, non soltanto quello professionale. Otterrete immediatamente dei riscontri positivi dall'altra parte, che vi stimoleranno a fare sempre meglio. Luna malmostosa in dodicesima casa, oltretutto ostile al Sole e Mercurio, tendenzialmente amici del vostro segno, almeno finché una malalingua non ci si mette di mezzo, creando dissapori. Basta un piccolo screzio, legato a un passato remoto, a compromettere una bella amicizia. Quando Plutone in quadratura ci mette lo zampino, sono sempre rogne. Amore ed Eros. Due punti quanti dolci messaggi ne contiene la vostra casella di posta, peccato che più della metà non li abbiate mai letti. Al partner che vi ha delusi, e ormai chiamate quasi ex, non rispondete nemmeno, è in castigo, cosa che lo fa disperare. Più in sintonia con il vostro quattro zampe, lui almeno non vi delude e non fa il piacione in giro. Area di conquiste per i single, che troveranno terreno fertile e ottimi riscontri. Per le coppie, il periodo rimarrà stabile senza grossi scossoni. Godete di questa fase di quiete e ricaricate le energie. Splende ancora la vivida presenza nell'amico Sagittario del Sole, specie se siete della prima decade. Ed è un vero toccasana, poiché sentite il bisogno di un serio relax che vi tenga lontano dal tran tran e dallo stress quotidiano. La persona amata comprende questa vostra esigenza e capisce che non potrete partecipare a una serata di invito tra amici, sia pur decisa da molto tempo. La sua calma comprensiva vi aiuta a sentirvi sempre accolti e, a casa. Ripagherete poi il vostro amato bene con un'intensa dedizione. Lavoro e denaro. Due punti. La vostra creatività reclama uno sbocco, ispirati da una gita fuori porta e da scorci meravigliosi avete una voglia matta di disegnare, scrivere, fotografare. E allora che cosa aspettate? Cuori gentili impegnati in iniziative di volontariato, il contatto con persone in difficoltà vi stringe sempre un po' il cuore. Potresti sentirti a terra a causa di un recente crollo della tua situazione lavorativa. Forse sei stato licenziato, o spostato in una posizione diversa, lavorando meno giorni alla settimana. Vedete questa come un'opportunità, non una tragedia. Concludete un impegno faticoso che vi aveva appunto dato parecchio da fare e incassate i buoni risultati che l'entourage lavorativo vi rimanda. Non avete ancora finito questa incombenza che già vi se ne presenterà di fronte un'altra, pronta a occupare i vostri interessi e soprattutto le vostre abilità nei giorni successivi. Saturno stimola e prefigura che questo nuovo compito sarà particolarmente interessante, ma che vi darà pure il suo bel da fare. Vedete di prepararvi e organizzatevi, per portare a termine, come sempre e con successo, l'impresa. Benessere. Due punti. Se soffrite di un malanno cronico, ogni tanto torna fuori tanto per ricordarvi che non se n'è andato del tutto. E oggi è un giorno di quelli. Salvati in corner, fingete di non capire, se la mente non si sofferma su un problema, concentrandosi invece su qualcosa di piacevole, il male passa prima. Effetti miracolosi della magia mentale. Il clima non è un alleato, quindi evitate gli strapazzi. Ricaricate le energie consumate dalle diverse situazioni che si intrecciano e vi stancano durante la giornata concedendovi una pausa serale. Per lei, acquisti per la casa e le persone di famiglia, concludete ottimi affari eppure non ne siete soddisfatte, specie se a influenzarvi sono stati gli altri. In barba ai consigli vorreste fare di testa vostra. Per lui, la lettura è il vostro salvavita, la valvola di sfogo contro la malinconia, le insicurezze e le delusioni sentimentali. Tuffatevi in un nuovo romanzo e cambiate pianeta. Colore delle emozioni, verde bosco. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.